Grande festa al campo Frascari di Pistoia per la conclusione del progetto Scuola Calciando, un ciclo di attività ludico-motoria che ha visto impegnati gli istruttori dell'Accademia Arancione con i bambini di alcuni istituti. In particolare, per tutto l'anno scolastico, tre plessi sono stati coinvolti: la Scuola dell'Infanzia La Girandola, le prime e seconde classi elementari delle scuole Frosini e Collodi e le prime della Civinini. Il tutto reso possibile grazie ad una convenzione con l'Istituto Comprensivo Marconi Frosini e il settore giovanile scolastico della FIGC. Il progetto è un progetto della Federazione Italiana Gioco Calcio, che in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione si inserisce appunto nelle scuole, prevalentemente le scuole elementari. Noi abbiamo lavorato nell'Istituto Comprensivo Frosini Marconi e nello specifico andando nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia della scuola La Girandola, nelle prime e nelle seconde delle scuole Frosini, Collodi e Civinini. Abbiamo fatto delle proposte di attività motoria, naturalmente utilizzando prevalentemente come strumento il pallone. Purtroppo oggi i bambini si muovono poco e quando ne hanno l'occasione invece si scatenano e si divertono. Questo è un progetto che si deve ripetere, credo che la società l'abbia sposato e che lo riproporrà sicuramente. Un'iniziativa portata avanti dalla società Arancione per incrementare la vicinanza della scuola, ma soprattutto dei bambini, allo sport, al calcio, in particolar modo ai colori arancioni. Come ti chiami? Bartolomeo. Senti Bartolomeo, come è stato fare questo progetto? Bello. Ti sei divertito? Sì. Ma cosa vi facevano fare? Ci hanno fatto fare una partita e un allenamento. Ma com'erano questi insegnanti? Bravi. Ma a te ti piace giocare a calcio? Molto, sì. E di che squadra sei? Pistoiese. È andata benissimo, istruttori molto capaci, persone accoglienti che hanno saputo collaborare con noi insegnanti e portare avanti un progetto con i bambini, rendendoli partecipi e protagonisti nelle attività motorie. Quindi siamo molto contente, anzi vorremmo che l'anno prossimo si ripetesse questa attività, perché oggigiorno i bambini sono poco abituati a giocare fuori, a giocare insieme, poco abituati anche a rispettare le regole. Invece l'attività sportiva è molto importante perché aiuta il nostro lavoro educativo e aiuta soprattutto i bambini a star bene insieme. Veramente è un'esperienza speciale, è stata veramente un'organizzazione ben fatta. I bambini hanno lavorato molto bene tutto l'anno e oggi effettivamente c'è proprio il momento più l'espluat, diciamo, di questa collaborazione. Quindi un ringraziamento a tutti gli allenatori, a tutta l'organizzazione, a tutti coloro che effettivamente si sono impegnati moltissimo per la realizzazione di questa bella giornata. Durante la mattinata, fra giochi e tanto divertimento, la sorpresa è stato l'arrivo di alcuni giocatori della prima squadra della Pistoiese che si sono messi a disposizione dei piccoli, giocando insieme a loro. Di te nemmeno vincere un milione, non c'è niente.